Salve a tutti ragazzi e bentornati su canale Gema Gamer. Innanzitutto voglio scusarmi con voi per la mia assenza in questo weekend, ma è stato un weekend pieno di impegni. Questi impegni, come lasciato nel post nella community, hanno causato un disturbo anche alla mia weekend league, che tutto sommato è andata bene perché poteva andarmi peggio. Io non credevo nemmeno di fare questo punteggio perché ragazzi sono stato veramente impegnatissimo, ho giocato male, in una maniera assurda. Ho perso delle partite proprio deconcentrato, tipo questa qui, ragazzi, l'ho persa ai rigori come sempre. Contro avevamo il dio dei rigori, cioè la prima partita del giorno delle ultime 10, ci becchiamo colui che fa due tiri, due gol e in più sa anche battere e parare i rigori, capisce tutto. Qui mi è entrata a culo. Dopodiché lui li sapeva battere. Io purtroppo, come sapete, i rigori è un terno al lotto. Potete anche girare la faccia, fare e dire, non far vedere dove tirate. Tipo qui ho tirato centrale, me l'ha tirata lì. Se il gioco decide, decide. Non potete fare niente. Qui l'abbiamo parata. All'ultimo ha cambiato direzione. Qui Petit, ho cambiato all'ultimo momento la direzione. Mi ha capito anche questo. E poi qui, guardate, all'ultimo secondo mi sposto, che ero rimasto centrale. E abbiamo perso la prima. Comunque, detto questo, è stata una weekend league molto ma molto difficile, ragazzi, perché non so se avete visto i tots della Ligue 1. C'è quel Neymar, quel Mbappé, che veramente sono qualcosa di fenomenale. Fenomenale. Anche se già ho sentito dei pareri di gente che l'ha provato, che Neymar è praticamente simile al Toti, cioè il 98 è simile al Toti, quindi non vale quella spesa. Mentre per quanto riguarda tra il Tots e il Toti di Mbappé, è più forte il Toti. E a prezzo stiamo là, quindi cambia poco solo per chi ha i problemi dell'intesa. Però io sinceramente, ragazzi, preferisco spendere 4 milioni e 5 ma avere il 97 che spendere 4 milioni e 6 e avere il 96 semplicemente per quei 3 punti d'intesa in più. E con un giocatore del genere cambia veramente poco in campo. Comunque, la squadra è stata la stessa che avete visto, che vi ho presentato. A parte una cosa, nelle ultime 15 partite, come vedete, non sto usando Havertz, mi ci sono trovato malissimo. Male. Non riuscivo a giocarci perché è poco agile. Per il mio stile di gioco non mi ci trovavo. Sono tornato con la Lacazette, che come vedrete ci sono dei match che me li ha portati lui avanti praticamente. Quindi sono contento di essere tornato a lui. E sono nettamente più sicuro adesso che il giocatore ideale per sostituire quella casetta è Mbappé Toti. Quindi il mio prossimo acquisto, ragazzi, se non sarà Mbappé Toti, sarà R9. Vediamo un po' come fare. E un'altra cosa che voglio soprattutto fare è passare a Vieira Prime al centrocampo, perché Petit mi dà un po' di problemi ultimamente. Perché secondo me la coppia Gullit-Vieira è troppo forte. Quando la becco contro, raga, Vieira fa troppo il lavoro sporco da CDC, è troppo forte. È un passo avanti a Petit. Poi Petit sotto porta sbaglia, così come sbaglia anche Vieira. Quindi tanto vale avere Vieira che è più alto, ti rimane dietro e non fa avanti e indietro tutto il campo. Quindi ti dà densità in difesa. Comunque questa è la partita di Lacazette praticamente, vedete. Ci porta sul 2-1, ci porta sul 3-1. E qui, se non mi sbaglio, ci porta sul 4-1 con un time verde bellissimo. Guardate là. Questo è la casetta praticamente, che ho disprezzato, ma mi ha portato a vincere. Questa è stata una delle partite più toste, perché era forte questo qui contro. Se non sbaglio, era un simil pro verificato, non so cos'era. Ma poi, guardate, lui mi ha segnato nel minuto 45, che non mi ha fatto selezionare praticamente Gullit in questa azione. E io segnavo, lui mi segnava praticamente. Era un via vai di gol così. E un botta e risposta. Guardate, qui a me non ha segnato quando lui ha messo pausa, perché la pausa è anche un bug assurdo. Guardate sulla ripartenza che succede. I miei giocatori dormono. Io seleziono. Guardate, proprio dormono. Guardate. Difesa addormentata. Con la sua pausa, perché ragazzi dovete sapere che quando c'è la pausa in campo o non esce la palla mai o qualcuno dei due deve segnare. Ha segnato lui, ma lui non, noi non demordiamo. Mettiamo le tattiche super offensive, ci portiamo sul 2-2 e poi l'andiamo a chiudere sul 3-2 con il fantastico Ibra flashback, che ragazzi è sempre lì presente a rompere i coglioni. E questa, se non mi sbaglio,
No, questa non è la partita per il 23. Questa è una partita anche abbastanza sofferta. Guardate, io incontravo squadre veramente che non mi possono dare filo da torcere, ma soffrivo tantissimo. Soffrivo più queste squadre e non quelle con tutte icone. È veramente incredibile questa cosa. Poi una cosa che non sopporto è che trovarmi gente contro, non per qualcosa. C'è gente contro che sicuramente ha fatto Argento, Oro 3, Oro 2, che mi ha battuto. Non che io non possa essere battuto perché non sono fortissimo e non sono un pro. Però questa gente vinceva semplicemente perché aveva quei pick maledetti rossi. In una squadra mediocre, cioè, in una partita ci sta un. Nella prima mi sa, quello lì aveva Sancho pick rosso. In tutta la squadra, l'unico decente. E gli ha carriato la partita, raga. Quel Sancho gli ha fatto vincere la partita. In una squadra mediocre. Io sono 2 mesi che faccio da Elite 3 a Elite 1, l'unico pick decente è stato la casetta. Pick e premi, perché dei premi, solamente dei premier, dalla Premier ho trovato gente che mi ha fatto finire la squadra, perché dopodiché ho fatto un 27 e ho fatto 500.000 crediti e ho fatto 2,25, un 26, insomma ho fatto bei punteggi e raga, a me non droppa niente. L'unico modo per droppare secondo me su questo gioco sicuro al 100% è fare top 100, perché da 23 in su dovete avere una fortuna incredibile. Comunque questa è una partita veramente difficile. Vado, li faccio per 10 minuti tiri in porta, pali, time, non si capisce niente. Lui mi fa il contropiede su un'azione mia, segna. Noi pareggiamo i conti su un cross con gol di Eusebio di testa. Il gioco non contento gli dà un'altra opportunità. Lui sapeva usare Cruyff in una maniera assurda, raga, vedete cosa vi fa con Cruyff? Sposto il portiere male, mi segna il 2-1, va a festeggiare lì nell'angolo a fare il figo, ma non fa i conti con le mie tattiche offensive che vi ho mostrato nello scorso video. Quindi pressing sul primo controllo, tutti in attacco e guardate cosa succede. Da 2-1 si ribalta la partita, gli facciamo le stesse finte che ci faceva noi. Ci fermiamo un attimo. Doppio passo, crocchetta, crocchetta, primo palo, gol. Cruyff ci porta sul 2-2, poi Eusebio ci scatta come una pantera, che è il suo nome. Rientriamo, palla per Ronaldo, tiro a incrociare, 3-2, e andiamo a chiudere questa partita fantastica. E poi dovrebbe, questa è la partita per il 23. Esatto, poi c'è quella per il 24 che è durata pochissimo, e poi le ultime due ragazzi non me le ha registrate il gioco, o ho dimenticato io di registrare, non lo so perché era tardi. Comunque questo qui ci quitta subito. Quella dopo di questa l'abbiamo vinta anche, quindi siamo andati a 25. Poi era rimasta l'ultima che non mi dava niente di che nei premi, quindi me la sono andata a giocare lì molto scialla. La stavo anche vincendo, ma quello lì contro c'aveva un Van Persie Tots che è diventato un Cristiano Ronaldo Team of the Season e gli ha fatto praticamente vincere la partita per un gol. Detto questo, ragazzi, io spero che con questo 25 riusciamo a fare qualcosa, soprattutto dei premi, perché io devo finire la squadra, devo assolutamente togliere il portiere che volevo prendere, Van der Sar, togliere Ronaldo Nif e prendere qualche versione più upgradata e togliere la casette, non perché sia scarso, ma perché ho bisogno di qualcuno di più forte di la casette per competere. E nel finale, se mi avanza qualche credito, se riuscirò a fare tutto, vorrei portare a termine Patrick Vieira per sostituirlo con Petit. Detto questo, ragazzi, mi scuso nuovamente per l'attesa di questo video. Fatemi sapere voi come siete andando in questa VL. Mi raccomando, lasciate un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale e passate anche da Twitch. Noi ci si becca al prossimo video. Un saluto da Gema Gamer, ciao!